Io sono stato deputato e ho ascoltato in aula gli interventi di Berlinguer e di Almirante. Quando vi fu il triste evento della morte di Berlinguer, Almirante si recò a rendere omaggio ad un grande della politica, fu accolto Almirante a Bottega Oscura da Nil De Iotto, impareggiabile presidente della Camera, e da Pajetta, che aveva avuto un fratello morto in Repubblica Sociale. Attenzione. Si siglò un armistizio, fu una cosa meravigliosa. Io feci un telegramma a Giorgio Almirante di congratulazione. Quando morì Almirante nel 1988, la delegazione del Partito Comunista si recò alla Camera Ardente a Via della Scrofa e io ero lì a rendere omaggio a Giorgio Almirante. Comunque le dicevo, Giorgio Almirante era solito dire, lui lo saprà anche, era solito dire: l'opposizione, attenzione, è governo nella misura in cui propone. Le dico un'altra cosa, io da ragazzo votavo per Berlinguer, però andavo a ascoltarmi i comizi di Almirante, perché era un'altra stagione politica, onestamente. Era una stagione di grandi. Esatto, di grandi, guarda, per cui era un piacere ascoltare anche i grandi dell'opposizione. Non ci sarebbe mai verificato quel pilleraggio nobile della campagna elettorale che c'è stata adesso. Io ho fatto politica e opposizione tanti anni, però ho la possibilità oggi, anche l'onore, speriamo di stringere la mano. Una nuova stagione. Sarà senz'altro. Mi ha fatto piacere. Perché Foggia ha bisogno di tanto. Sono delle proposte, ovviamente. Insomma, onorevole, entra l'opposizione buona? Insomma, non si sa. Io credo sia un'opposizione qualificata. L'opposizione certamente, senza nulla concedere alla maggioranza sul piano politico, però può proporre e recepire le proposte che condivide. Opposizione qualificata è una definizione che mi piace di più. Opposizione qualificata, oggi qui in ogni caso l'insediamento del sindaco è un atto di responsabilità istituzionale, un gesto di cortesia. È un gesto di responsabilità istituzionale, lo abbiamo considerato doveroso, noi siamo una forza nuova che entra dentro il Consiglio e quindi giustamente dobbiamo cominciare a farci conoscere e a cominciare ad avere dei rapporti, delle relazioni anche con la maggioranza. Rimarremo opposizione, ovviamente questo non deve essere travisato, però un'opposizione che deve fare proposte, che deve fare dialogo, confronto serio, qualche volta sarà anche forte, qualche volta sarà, diciamo, spero, anche accolto dalla maggioranza, ma tutto questo per il sol bene della città e dei cittadini. I dissapori con il PD che ha scaricato su di voi la propria sconfitta? Ma non è con il PD, sinceramente, è una parte degli esponenti del PD, del centrosinistra, i quali io però capisco perché la sconfitta brucia sempre, è una sconfitta che può far male, ma è chiaro che nell'immediato ci possono essere reazioni un po' fuori dalle righe. Io ho apprezzato invece molto la reazione del candidato sindaco Pippo Cavaliere, mio collega anche professionale, che è stato molto equilibrato, molto signorile anche nella sua reazione, quindi credo che sarà quella anche la linea del centro-sinistra, insomma, un equilibrio nel confronto, immagino.